Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi mukbang con Mafalde Corte e sugo alle olive. Io non ho mai mangiato questo tipo di pasta, quindi lo mangio per la prima volta con voi e sono curiosa ad assaggiarlo. Buona! Queste qui sono della marca Italiamo, del Lidl. Potrebbe diventare la mia pasta preferita. Da bere ho la Coca Zero. Io o bevo l'acqua o bevo la Coca Zero. Nel bicchiere della Coca-Cola, questo qui ce l'ha andato ieri all'Ipercop. Ce ne andavi due perché ne davano uno se spendevi 3 euro di Coca-Cola, Fanta, cose così. Noi ne abbiamo spesi 6, quindi ce ne sono andati due. Diciamo che a parte la Coca-Cola, questo è un mukbang interamente a tema Lidl perché anche il sugo è del Lidl. Oggi è il 23 di febbraio. Ed è stato il mio ultimo giorno di lavoro nel posto dove, appunto, effettivamente fino alle 23:59 di oggi lavoro. Ho cambiato lavoro, quindi dal 4 di marzo andrò da un'altra parte a lavorare. Quindi ho più o meno 10 giorni per riposarmi, anche se oggi comunque non mi hanno chiamato a lavorare, io ho un contratto a chiamata. Quindi in pratica effettivamente l'ultimo giorno lavorativo è stato ieri. Questa pasta è buonissima, veramente mi piace perché è una pasta sfoglia secca, quasi. Non vorrei sbagliarmi. Adesso mi bevo il caffè con voi. Ci becchiamo col caffè, ovviamente. Eccomi qui con il caffè. Questo qui è un Deca perché ne ho bevuto uno poco prima di mangiare, quindi me lo prendo Deca. E volevo parlarvi di una cosa. Il 27 febbraio, che è martedì, ci sarà il Pokémon Presents finalmente.
E dai leak che stanno uscendo, voi quando vedrete questo video sicuramente si saprà già tutto, probabilmente saranno usciti già due trailer dei giochi Pokémon che usciranno quest'anno. Cioè, dai leak tutto promette molto bene, perché sembra ci sia un leggende Pokémon Johto o Kyurem, uno dei due. Kyurem, scusatemi, l'ho pronunciato male. Che già, cioè, già queste due cose promettono molto bene. E poi si parla anche dei remake di quinta generazione. Allora, a me la seconda generazione piace tantissimo. È la mia seconda generazione preferita dopo la quarta, perché Pokémon Perle e Pokémon Diamante sono stati i miei primi giochi, videogiochi, per quanto riguarda Pokémon. E da lì è partita una passione, anzi due, quella per i Pokémon e poi quella per i videogiochi. Perché il mio primo videogioco, effettivamente, prima di Pokémon Diamante e Perla, io giocavo soltanto a Nintendogs, quindi... e More Brain Training. No, vabbè, per quanto riguarda la Nintendo, perché poi avevo anche qualcosa per la PlayStation, per esempio avevo Shrek 2, Shrek 3 e Muppet Monster Adventure, quello lì con la rana che saltella, avevo questi qua. Però diciamo che la mia passione principale per quanto riguarda i videogiochi è Pokémon, ovviamente. E quindi, tra l'altro, cioè io l'anno scorso, perché siamo nel 2024, ho recuperato quasi tutti quanti i giochi che non ho giocato, perché io da quando avevo 12 anni fino ai 21 non ho più toccato un videogioco Pokémon. E quindi li ho recuperati tutti, più o meno. Mi manca qualcuno da finire. Mi manca Pokémon Sole, Pokémon Ultra Sole, se non mi sbaglio, però è da un po' che non ci guardo. Sicuramente li ritirerò fuori in questi giorni, perché ho una settimana dove praticamente, a parte le pulizie, portare fuori il cane, ho la figlia che va al nido, quindi sicuramente in questi giorni un pochettino ci rigiocherò. E, però c'è da dire una cosa, perché molti dicono anche addirittura semplicemente il remake di Johto. Secondo me, più che Johto, che comunque il remake... li ha già avuti, perché sono usciti per Nintendo DS i remake, perché poi originariamente Pokémon Oro Argento e Cristallo erano usciti per il Game Boy, quindi e, secondo me sarebbe bello rispolverare la quinta generazione a livello di remake e rispolverare anche la seconda generazione, che la seconda generazione rispolverata tramite una leggende Pokémon in stile appunto leggende Pokémon Arceus, secondo me è fantastico. È trapelata anche la cosa che addirittura abbiano unito la quinta e la seconda generazione. Io penso che questa cosa non sia più una fantasia di qualcuno che in realtà quello che stanno facendo, quello che hanno fatto, perché penso che i giochi ormai siano già in fase di test, anche se comunque la quarta generazione ho visto da qualche video qua su YouTube che hanno preparato in 4 mesi, però penso che a sto giro i videogiochi siano già in fase di test e quindi che le idee ci siano già più o meno. Ho beccato in una sedia. Però, ripeto, non mi dispiacerebbe il ritorno a entrambe le generazioni. Secondo me la quinta è quella che merita di più il remake, perché comunque quando era uscita all'inizio, col fatto che non c'erano Pokémon, i Pokémon vecchi, ma c'erano solo Pokémon nuovi, solo Pokémon di quella regione, tutti quanti l'abbiamo, perché mi ci metto di mezzo anch'io, un pochettino vista male. E e l'abbiamo poi apprezzata dopo, perché poi dopo io ci ho rigiocato e l'ho effettivamente molto riapprezzata. Quindi secondo me un remake, ma non sulla base di Pokémon Diamante Perla, Pokémon Perla Splendente Diamante Lucente, sulla base, non dico sulla grafica, però più o meno sull'idea di Pokémon Spada e Scudo, quindi le ambientazioni così, secondo me
È molto buona questa cosa qua. Anche se comunque, ripeto, ci rigiocherei lo stesso, anche se fosse un remake fatto da Ilka sulla falsariga di Pokémon per la splendente Diamante Lucente. Quello senza problemi, cioè, secondo me. Io non ho mai fatto molto caso alla grafica, però mi piacerebbe vedere un'unima, visto che comunque c'erano i grattacieli, tutte queste cose qua. Un po' in modo diverso, ecco. E poi un'altra cosa che Let's Go Johto o Kyurem, scusatemi. Secondo me potrebbero fare più entrambe, secondo me più giochi escono meglio è, per me possono fare il remake di Diamante Lucente, no, scusatemi, di Bianco e Nero, poi di nuovo il remake di Oro e Argento, oppure Cristallo, mettiamoci in mezzo. Però mi sono usciti anche 70 giochi quest'anno, io me li comprerei tutti. Quindi, cioè, anzi, più giochi escono, però meglio è. Quindi possono fare sia il remake di Yoto, sia il remake di Unima, e poi sia un Let's Go Yoto, no, un Leggende Let's Go, proprio spero di no, perché ci giocherei lo stesso, ma non mi è piaciuto Let's Go Pikachu. Possono fare pure Leggende Pokémon Yoto, Leggende Pokémon Kyurem. Possono uscire pure 6 giochi per me. Anzi, sinceramente è l'idea che mi piace di più, che escano questi 6 giochi. Comunque io sono salutato e non ho bevuto il caffè, quindi adesso metto i saluti. Faccio così perché mi sono messa a parlare di Pokémon e mi sono accorta poi dopo che non ho bevuto effettivamente il caffè. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima e vedremo quello che uscirà effettivamente.